siamo con Carlo Rossetti, presidente onorario dell'AISA, che oggi ha presentato a Roma il MOD, il movimento di cui è presidente. Volevamo chiederle che cos'è il MOD e perché nasce. Allora, il MOD è Movimento Oltre l'Handicap ed il Disagio. Nasce da un'idea decennale di portare le persone con disabilità, le persone con problemi di disagio, nelle stanze dei bottoni della politica, quindi è un movimento politico. È un movimento politico che ci aiuterà ad incidere in maniera corretta, in maniera più vera, sulle decisioni a livello di legge, a livello di decreti attuativi per tutto ciò che riguarda la sfera disabilità, il settore disabilità e il settore disagio sociale. Durante la presentazione abbiamo sentito che lei ha più volte sottolineato che il MOD non nasce con uno specifico colore politico, ma intende accogliere una tematica che riguarda in qual modo destra e sinistra. Sì, sì, assolutamente. All'interno del MOD potranno essere, diciamo, espresse tutte le opinioni di destra e di sinistra, ma anche perché la nostra linea guida, il nostro obiettivo principale è quello, diciamo, se vogliamo semplificare, l'attuazione completa della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità in tutti i comuni, in tutte le regioni, in tutta Italia, e collaborare anche con le strutture internazionali che si occupano dei diritti delle persone con disabilità. Quindi l'intento è quello di coinvolgere la comunità e di coinvolgere quanti più cittadini possibili interessati a queste tematiche, ovviamente. Beh, certo, se pensiamo che le persone con disabilità in Italia, stimate da Istat e Censis, che non stanno d'accordo, non vanno d'accordo sui dati, però più o meno, diciamo, a livello di media matematica siamo intorno ai 4 milioni e mezzo di persone con disabilità, e due persone almeno familiari che se ne occupano o che danno una mano, aggiungiamo 9 milioni di persone, 4 più 9, 350.000 stakeholder, che sono le persone che se ne occupano a livello di servizi sociali e di sanità, raggiungiamo una massa di persone interessate dalla problematica di circa 14 milioni, 15 milioni. Teoricamente sarebbe il partito più importante d'Italia, con una maggioranza sia alla Camera che al Senato e in tutti i consigli comunali italiani. Ovviamente questo non è possibile, ma vogliamo dare una voce diversa a tutte queste persone, a tutta questa massa di gente che si interessa delle nostre problematiche o che è colpita dalle problematiche. Noi ormai non vogliamo più chiedere, non dobbiamo più chiedere, dobbiamo pregare le istituzioni per avere riconosciuti i nostri diritti. Noi li possiamo pretendere perché la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è legge, la legge 18 marzo 2009, quindi tranquillamente vogliamo solamente affermare questo e lavorare sulle sanzioni per inadempienza delle attuali leggi. Abbiamo ricordato nella presentazione, ci sono leggi sull'abbattimento delle barriere architettoniche, i piani eliminazione delle barriere architettoniche, PEBA, che dovevano essere approvati da tutti i comuni italiani entro il 1987, pena il commissariamento. Siamo nel 2018, solamente il 40-50% dei comuni italiani ha deliberato di istituire i PEBA, poi non l'hanno messi in atto, chi l'ha messo in atto sarà circa il 10%, no? Dei comuni italiani, quindi teoricamente andrebbero tutti commissariati, no? Bene, non lo facciamo, però iniziamo non più a chiedere e a pregare che vengano messi in atto, ma magari
faremo delle istanze legali con sanzioni per chi non è. Mi riaggancio a quello appunto che stava già dicendo lei, come pensa di muoversi concretamente in modo rispetto a queste situazioni e come pensa invece di muoversi per coinvolgere la cittadinanza, quali iniziative verranno prese? Beh, sicuramente noi nasciamo adesso, poi siamo un movimento che non ha grossi fondi, no? Alle spalle, proprio perché non abbiamo colore politico e non facciamo parte di una lobby finanziata, perché ci sono anche le lobby finanziate, utilizzeremo sicuramente i mezzi che adesso a basso costo ci abbiamo a disposizione, che sono i social network, la rete, e lavoreremo su quello per far conoscere il movimento. Dopodiché faremo formazione per i nostri iscritti, abbiamo avuto diverse adesioni, abbiamo già adesioni dalla Sicilia, all'Emilia Romagna, Liguria, a livello nazionale, e quindi lavoreremo su questo, e sempre tenendo la barra ben dritta sui diritti delle persone con disabilità e il superamento del disagio. Tra breve verrà istituito un consiglio direttivo nazionale senza una massa significante di associati, di aderenti, chiaramente non può essere fatto il consiglio direttivo. Fatto il consiglio direttivo verrà espresso un progetto politico in tutte le sue sfaccettature e dopodiché proseguiremo. Adesso, oggi è nato ufficialmente il movimento, è un bambino appena nato, gli stiamo facendo il bagnetto in questo momento parlando con voi, dopodiché lo faremo crescere. Dovremo crescere e come tutte le nostre iniziative noi partiamo, mettiamo un mattone, metteremo altri mattoni nel corso del tempo fino a che questo non diventerà una struttura, speriamo, molto bella dal punto di vista architettonico e accessibile. Senta, il MOD nasce come movimento politico, quindi le faccio una domanda di carattere politico. Qual è la sua opinione in qualità di presidente del MOD sul Ministero della Disabilità che è stato creato da questo governo? Non posso dare dei pareri sull'operato perché ancora non ho visto niente. Nel momento in cui è stato istituito il Ministero della Disabilità, ho avuto, lo dico sinceramente, forse è stata una sensazione errata, no? Ho avuto paura che qualcuno mi tatuasse su un braccio un numero di serie, il mio numero di disabilità della pensione INPS, magari in giallo, per non fare riferimenti troppo antichi. Io sono alla finestra per quanto riguarda il ministero, certo ho i miei timori, no? Che non funzioni come espresso nel momento in cui è stato creato. Le buone intenzioni probabilmente ci sono tutte, saremo a vedere, facciamo il tempo di agire. Certo io sono rimasto un po' turbato perché noi parliamo di persone con disabilità, no? Parliamo di pedoni in sedia a rotelle che debbono attraversare, viaggiatori con disabilità, turisti con disabilità, non parliamo di disabili. Il concetto è da esprimere, da esplodere, però credo che sia chiaro, che possa far riflettere, fare un ministero dedicato quantomeno strano.
Grazie a Carlo Rossetti per averci concesso questa intervista.